coppa numero per te personalmente? Terza coppa, è come la prima volta? È più bella della prima volta, perché questo avevamo di fronte una squadra giovane, è vero, però con tre elementi di B1. Non ci eravamo allenati tantissimo in queste vacanze natalizie, però ho visto una squadra che ha difeso veramente veramente tanto, e la squadra che ci ha messo il cuore. Questo è stata veramente una gran bella vittoria. 3-0 in semifinale col Torrefranca, è un 3-0 abbastanza netto anche comunque in questa finale, possiamo dirlo. Sì, era una partita che potevamo rischiare qualcosa, perché chiaramente loro battevano molto bene, noi a volte non siamo abituati a questo tipo di battuta e anche a questo tipo di pallone, però sei sempre riuscito a stare davanti e a giocare bene. Questa è veramente una gran soddisfazione. All'inizio di questa coppa e all'inizio di questo campionato avete questa scimmia sulla spalla di essere i favoriti, di essere indicati da tutti come quelli che devono vincere, eccetera eccetera. Finora avete vinto comunque, questo è poco ma sicuro. Questo è vero, è sempre difficile, perché tutti dicono la squadra è una bella squadra, vincerete. Dopo sul campo portare sempre a casa i tre punti o la vittoria è molto molto difficile, anche a livello mentale, e devo dare atto a queste ragazze, a tutte, che stanno comportandosi veramente molto molto bene. A questo punto però questa coppa dà anche spinta in più per il campionato. Noi andiamo avanti partita in partita, cerchiamo di vincere ogni partita senza porci l'obiettivo di vincere il campionato. Se dopo questo verrà, tanto meglio. Grazie Guido. Ciao, grazie. Già che sei qua, vero? Vieni. Vieni, Vale. Vale, vieni che tu dai. Non mordo, sono grosso ma non mordo. Vero. Devi abbassarti. Vero. È stata una finale che avete gestito molto bene dall'inizio alla fine, perché comunque sia non era facile contro una squadra che conoscevate poco, con ragazze anche che facevano un'altra categoria, ma morale della favola, vi siete portati a casa l'ennesima coppa ed è una bella tua soddisfazione. Assolutamente, abbiamo fatto un bellissimo gioco di squadra nonostante le altezze dall'altra parte, ma... e nonostante anche le disturbatrici. Siamo state molto brave a tenere sempre in mano la partita e questo è quello che ci ha permesso di andare avanti. Le mie compagne sono state bravissime in battuta, mettendo in difficoltà la loro palleggiatrice, che quindi non è riuscita ad esprimere meglio i suoi attaccanti. È difficile comunque dal primo di settembre in poi vivere con questa scimmia del siete i favoriti, siete i più forti, siete quelli che devono vincere. Ci state convivendo molto bene, perché il campionato sta andando bene. Oggi avete vinto la coppa dopo 2-3-0, questa mattina col Torre e questa finale. Mi pare che tu sia il primo a dare per favorito il Marzola. Sì, sicuramente abbiamo... E i risultati mi danno ragione. Abbiamo un po' la pressione dalla nostra, però è giusto anche prendersi la responsabilità di dire che siamo una squadra che può dire qualcosa in questo campionato, e se siamo forti dobbiamo dimostrarlo.